Eccoci, nuovo appuntamento di Valeditre Notizie Incontra. Quest'oggi incontriamo un altro mio amico che è Luca Lazzaro, presidente regionale di Confagricoltura. Ciao Luca, come stai? Ciao Gerry, molto molto bene, e tu? Tutto bene, noi possiamo dirlo, insomma, appunto, ci conosciamo da tanti anni, da tanti chili in più che avevamo entrambi. Però tu sei particolarmente abbronzato. Sì. Diciamo che ho fatto un giorno di mare, oltre alla mia presenza in azienda, che come sai nelle aziende agricole in questo momento in Puglia abbiamo un bellissimo sole, quindi insomma. E quindi, certo, anche se mi pare di capire che non sei in Puglia in questo momento. No, dove sei? No, in questo momento sono a Roma, sono presso la Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana, quindi a Confagricoltura, la sede di Roma, per altri impegni legati al mio ruolo in Confagricoltura. Allora, cominciamo da Confagricoltura, poi ci spostiamo sull'agricoltura. Ovviamente è un'associazione che non ha bisogno di presentazioni e che negli ultimi anni ha fatto delle battaglie importanti, penso ai gilet arancioni, quelli buoni, non quelli che favoriscono la diffusione di pandemie e soprattutto di disinformazione. Qual è lo stato dell'arte della salute, tra virgolette, associativa e quindi della partecipazione degli imprenditori agricoli che, impegnati a lavorare quasi praticamente tutti i giorni, non sono molto avvezzi a, tra virgolette, perdere tempo, giusto? Assolutamente. L'agricoltore e i nostri associati, le nostre aziende, noi associamo aziende importanti della nostra regione, abbiamo 50.000 associati in tutta la Puglia, abbiamo imprenditori importanti della nostra regione che hanno fatto la Puglia quello che è, una delle regioni più importanti, più belle del nostro paese. E quindi abbiamo delle imprese che producono tutti i giorni, che tutti i giorni cercano di essere il meglio che abbiamo nel nostro paese, e ci riescono, devo dire, in maniera egregia, nonostante tutte le enormi difficoltà al quali sono chiamati tutti i giorni, purtroppo dalle calamità, tutte le difficoltà nello stato di attuazione dei piani di sviluppo rurale che renderebbero la Puglia più competitiva, più innovativa, più forte nelle sfide globali che noi abbiamo rispetto ai nostri principali competitor, rispetto ai principali settori economici della nostra agricoltura, come in modo particolare l'uva da tavola, quindi l'ortofrutta e gli agrumi, che necessitano di importanti interventi in termini di modernizzazione e di innovazione dal punto di vista delle politiche di filiera. Per cui abbiamo degli imprenditori che stanno facendo la differenza, che nonostante le enormi difficoltà, e si è visto in questa emergenza del coronavirus, hanno mantenuto e continuano a consentire agli italiani di mettere il piatto a tavola e di mettere del cibo sulle nostre tavole. Ecco Luca, a tal proposito, l'impatto che la tecnologia ha in un settore come quello agricolo, soprattutto alla luce del fatto che veniamo da mesi di fermo, e quindi mi immagino che fino a quando non è stata data la possibilità agli agricoltori di tornare in campagna ci siano state grosse difficoltà a mantenere i raccolti in maniera tale che potessero essere appunto poi distribuiti, no? Certo, abbiamo avuto una serie di difficoltà su enormi su settori produttivi quale quello del florovivaismo, che è uno dei settori di eccellenza della nostra regione. Non se ne parla molto di questo settore, però è un settore veramente emergente. In questo periodo di coronavirus è stato provato in maniera significativa, ha subito numerosi danni, come il settore lattiero caseario. Su questo, ovviamente, su questi settori, ma in generale sull'agricoltura, oggi riscontriamo che non è solo il settore più antico e più tradizionale, ma anche quello che si presta meglio ad essere modernizzato. Oggi queste sfide sono le sfide della modernizzazione, della digitalizzazione dell'agricoltura, sono delle sfide importanti. Come Confagricoltura
le abbiamo colte da sempre, le abbiamo accompagnate, abbiamo accompagnato le nostre imprese, quello che è la modernità, quello che è la modernizzazione. I nostri imprenditori sono quelli che hanno portato in Italia quelle innovazioni in termini varietali, in termini di capacità, di tecniche produttive, che in Italia non erano presenti. Sono quelli i nostri imprenditori, i soci di Confagricoltura, gli imprenditori della nostra Puglia. Lo abbiamo fatto nei decenni precedenti, lo abbiamo fatto nei secoli precedenti, questo è scritto nei libri della storia della mia organizzazione, della Confagricoltura. E quindi davvero siamo quelli che più si prestano all'innovazione. Oggi lo stiamo facendo con degli interventi nel nostro settore, come dicevo, nonostante quegli strumenti che ci permetterebbero di rendere le imprese più semplicemente innovative, ma lo stiamo facendo lo stesso, stiamo facendo con investimenti importanti, le nostre imprese stanno investendo in termini di tecnologie, di agricoltura di precisione, di agricoltura digitalizzata. Oggi è fondamentale fare quegli interventi. Che cosa si intende per agricoltura di precisione e digitalizzata? Di che cosa stiamo parlando? Allora, innanzitutto significa digitalizzare, quindi portare quelli che sono le infrastrutture nelle nostre campagne. Oggi purtroppo in alcuni territori della Puglia, immagino nelle aree interne che sono più difficili, vediamo il Gargano, vediamo nel Salento, non arriva neanche il segnale telefonico, non arriva il 3G, insomma, per cui è difficile in quei territori riuscire a modernizzare quel tipo di agricoltura. Lo dobbiamo fare, quindi lì servono ed sono necessarie quegli investimenti importanti in termini di reti, ma significa anche rendere quelle imprese dal punto di vista commerciale visibili, e quindi che abbiano dei sistemi di vendita online che possono contribuire al fatturato dell'azienda e possono generare un sistema produttivo probabilmente differente. Significa gestire le proprie aziende in maniera più precisa, con delle analisi che possono essere fatti attraverso dei droni che ci permettono di intervenire sulle piante in maniera precisa, cioè senza effettuare un trattamento fitosanitario su tutto un appezzamento di terra, si può concentrare su alcune piante che necessitano di quell'intervento, e questo è possibilissimo farlo con dei semplici droni e dei filtri a delle videocamere, ovviamente con alta tecnologia a corredo. È possibile individuare quelle piante su cui è necessario intervenire, ma significa anche mettere in rete gli agricoltori con la pubblica amministrazione, e noi come Confagricoltura ci stiamo dedicando anche a semplificare. Noi abbiamo purtroppo le aziende agricole, gli imprenditori agricoli che sono poco nei campi e molto negli uffici. Dobbiamo fare in modo che debbano essere nei campi e poco negli uffici, in modo tale che si possano dedicare a produrre. Per fare questo la tecnologia ci può venire incontro, in modo tale da poter gestire tutte quelle attività che sono burocrazia attraverso il nostro smartphone. 10 anni fa questo smartphone non ce l'avevamo, oggi abbiamo delle videocamere con altissima definizione, o internet, o delle app che ci permettono di verificare tutto lo stato fitosanitario di un appezzamento di terreno, e lo possiamo fare attraverso questi tipi di interventi. A proposito di smartphone e di, come dicevi, come si dice giustamente, agricoltura 4.0, gli sviluppi mi interessano molto dal punto di vista comunicativo, quindi digitale da quel punto di vista, perché mi immagino, e probabilmente mi confermerai questa impressione, l'unica ancora di salvezza per un comparto così fondamentale per la Puglia come quello agricolo sono ovviamente i mercati esteri, prima ancora che quello, come si suol dire, di prossimità.
perché, come dire, vendere ai pugliesi, che sono un numero limitato, di certo non potrebbe mantenere anche solo le 50.000 associate che mi hai detto avere Confagricoltura Puglia, figuriamoci tutto il comparto. Come Confagricoltura accompagnate i vostri associati in un percorso che li faccia entrare nella comunicazione del terzo millennio? Certamente, noi dal punto di vista dell'internazionalizzazione abbiamo sempre diciamo puntato su questo modo di fare impresa e modo di commercializzare i nostri prodotti. Perché questo? Perché ovviamente noi associamo 50.000 imprese, ma sono 50.000 imprese strutturate con grandi produzioni, con produzioni di qualità, con un impatto importante. Ovviamente il mercato italiano è uno dei mercati a cui facciamo riferimento, ma la maggior parte del nostro prodotto è estremamente vocato alle esportazioni, sia in Europa che negli altri continenti. Immagino sul vino abbiamo uno dei prodotti di nostra eccellenza in provincia di Taranto, la mia provincia, abbiamo il primitivo di Manduria che dobbiamo valorizzare, che è stato sotto attacco insieme al primitivo di Gioia del Colle ultimamente, con alcune altre regioni che vogliono intervenire su questo vitigno, sulla commercializzazione appunto di questi prodotti. Noi abbiamo accompagnato e accompagniamo le nostre imprese attraverso una nostra società che si chiama Confagri Promotion, che accompagna appunto le imprese all'interno di percorsi di internazionalizzazione in tutto il mondo. Accompagniamo le imprese del settore vitivinicolo, ma delle imprese anche del settore oleario e oltre ovviamente quelle del settore ortofrutticolo, con un'importante iniziativa che viene tenuta da Confagricoltura insieme all'ambasciata d'Italia a Berlino, che è una delle piazze più importanti dove il mercato ortofrutticolo mondiale si concentra e dove appunto lì vengono tenute quelle relazioni che sono importanti poi sviluppare dal punto di vista commerciale tutto l'anno. Lo facciamo anche accompagnando le imprese nei mercati più lontani. Abbiamo accompagnato le nostre imprese in Giappone, in Canada, in Australia, negli Stati Uniti ovviamente quasi ogni anno e nel Sud America, lo abbiamo accompagnati ovunque e dalla sede della Confederazione di Confagricoltura Nazionale, che vengono portati avanti questi progetti di internazionalizzazione, dove una selezione di imprese, quelle imprese più importanti pugliesi e italiane, costruiscono delle missioni che possono avere un valore aggiunto importante. Negli anni scorsi abbiamo finanziato tante missioni che poi in termini costruttivi, concreti, certo, concreti dal punto di vista commerciale non hanno portato diciamo dei riscontri positivi. Invece attraverso queste attività, questa società che abbiamo costruito ed è gestita ovviamente da noi imprenditori, riusciamo a intervenire. Anche perché se non ci sono poi dei contratti firmati, parliamoci chiaramente, voi siete persone concrete, anche perché dovete far quadrare i conti e, come dire, continuare a dare occupazione a tanta gente, quindi non avete molto da dedicare al chiacchiericcio. Se non ci sono, tra l'altro, vengono finanziate dalle stesse imprese, quindi se non ci sono poi dei ritorni concreti, si perde, come dire, anche la stessa fiducia nel continuare a fare un certo tipo di attività. Va bene, grazie Luca per questa bella chiacchierata. Gennaro, Jerry, ci chiamiamo Jerry, Gennaro del cuore, Jerry, per me e per gli amici, insomma. Grazie, a presto, ciao Luca. Ciao. Ciao, ciao.